Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Aveva deciso di porre fine alla sua vita gettandosi nel lago di Telese Terme il 58enne del luogo individuato nella serata di sabato dagli uomini della volante del commissariato di polizia di Telese Terme mentre stava per lanciarsi in acqua. L'uomo, dopo aver avuto una discussione con uno dei suoi figli nel corso del pomeriggio, aveva manifestato i suoi intenti suicidi con un messaggio ad un conoscente che immediatamente ha allertato le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato, giunti sul posto unitamente al personale sanitario e ai vigili del fuoco, si sono lentamente e con estrema cautela avvicinati alla persona che stava per lanciarsi in acqua, ponendo in essere nel contempo una costante opera di persuasione per convincerla a non commettere l'estremo gesto. Nonostante l'iniziale rifiuto di aver qualsiasi contatto, le pattuglie intervenute con un'azione congiunta sono riuscite ad afferrare saldamente le braccia dell'uomo che, pur opponendo una forte resistenza, è stato portato in salvo ed accompagnato presso l'ospedale San Pio di Benevento per i primi soccorsi medici. Decisivo dunque è anche l'intervento del personale della squadra volante della Questura di Benevento che sempre nella serata di sabato presso una contrada del capoluogo ha impedito ad un 42enne di Benevento di togliersi la vita. L'uomo, appresa nel pomeriggio l'intenzione della moglie di avviare le pratiche per la separazione, si era portato sul davanzale di un balcone della propria abitazione minacciando di gettarsi nel vuoto. Dopo una lunga opera di convincimento, gli agenti delle volanti sono riusciti a far desistere dal proprio intento la persona che tuttavia una volta rientrata nella casa, a seguito di un improvviso ed incontenibile raptus di rabbia, ha devastato con una pala gli arredi e aggredito gli agenti ed i vigili del fuoco che si erano nel frattempo appostati all'interno dell'abitazione. Prontamente bloccato, dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato trasportato al San Pio, dove è stato ricoverato per accertamenti sanitari. Dalle 8 alle 24 di lunedì 6 luglio riaprirà la villa comunale di Benevento con accesso dai tre varchi. L'ordinanza emanata dal sindaco Clemente Mastella prevede che i visitatori debbano essere muniti di mascherina con obbligo di indossarla in caso di assembramenti e affollamento nei quali non è possibile osservare la distanza di sicurezza. Esclusi dall'obbligo dei dispositivi di protezione personale i bimbi con meno di 6 anni. L'accesso sarà vietato a chi presenterà sintomi febbrili e a chi è sottoposto alla misura della quarantena. L'ordinanza comunale prevede anche l'accesso e l'utilizzo delle aree attrezzate destinate ai bambini, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Potranno infine entrare nella villa comunale di Benevento anche i cani di piccola taglia, purché restino in braccio al proprietario o al conduttore. Sono 5 nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall'analisi di 1848 tamponi. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Campania è di 4.719, mentre sono 292.593 i tamponi complessivamente analizzati. Non si registrano decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza, che resta così a quota 432. Sono 2 le persone guarite nelle ultime 24 ore, con il totale dei guariti in Campania che sale a 4.086, dei quali 4.085 totalmente guariti ed uno clinicamente guarito. La vera emergenza della regione Campania è il pericolo delle desertificazioni demografiche delle aree interne. Il Sannio rappresenta la prima grave emergenza delle aree interne campane, così scrive Vittorio Fucci Junior, già assessore regionale. Tantissimi anni sono trascorsi dal dopoguerra senza realizzare le infrastrutture fondamentali, vale a dire le strade di collegamento, per evitare l'emarginazione del Sannio e quindi per attrarre flussi turistici ed investimenti industriali che potessero creare occupazione e benessere per il nostro martoriato territorio sannita. Poche rondini purtroppo non hanno fatto primavera in questa gloriosa terra, dice Fucci Junior, in cui sono prevalsi gli interessi personali trasversali di personaggi che hanno pensato fosse più comodo e facile controllare un territorio isolato e così povero per far fronte di coartati consensi elettorali, necessari a garantire, ricordiamo, le loro prebende e i loro interessi familiari. Inauguriamo così una nuova stagione per il glorioso Sannio, libero da padrini e padroni, conclude Vittorio Fucci. Un attento cittadino ha segnalato alla redazione di TV7 SOS un pericolo per la circolazione veicolare pedonale in via Navarra a Benevento, determinato dalla mancata potatura di un albero che con i suoi rami ha invaso marciapiede oltre ad ostruire pericolosamente la strada, come si evince dalle immagini. L'invito è rivolto all'amministrazione comunale affinché possa intervenire quanto prima, sia per la messa in sicurezza della zona relativamente ai pedoni, sia per gli automobilisti.
È tornato a riunirsi il Comitato di Quartiere Centro Storico, che ha ufficializzato anche il nuovo statuto. Approfondimento e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, proposte sui temi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali, ma anche promozione di iniziative volte al miglioramento dell'aria. L'associazione ha individuato 4 macro aree, Santa Sofia, Arco di Traiano, Rocca dei Rettori e Duomo. Per ogni zona verranno individuati 2 rappresentanti dei residenti e 2 degli esercenti, che avranno il compito di convogliare e presentare al Consiglio Direttivo le istanze e le problematiche di negozianti e cittadini. L'assemblea dei soci è stata anche l'occasione per costituire l'organigramma direttivo. Presidente Luigi Marino, che ha nominato suo vice Romina D'Agostino, Paolo Palumbo sarà il segretario, mentre Fulvio Bruno, già in carica nel precedente direttivo, è stato riconfermato nel ruolo di tesoriere. È durata solo 6 mesi l'avventura di Mario Mandzukic con l'Al Duail, lo scrive Sport Mediaset. L'ex attaccante della Juve ha annunciato su Twitter di aver trovato l'accordo con il club catariota per la risoluzione del contratto. Il 34enne, ricordiamo, di origini croate, aveva lasciato Torino a fine dicembre perché fuori dal nuovo progetto. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, dove ritroverebbe voglia e stimoli persi in Medio Oriente. Sulle tracce ci sarebbe il neopromosso Benevento, che già a gennaio aveva provato a convincerlo a sbarcare in Campania. Ora, con la squadra in Serie A, il presidente Vigorito farà un ulteriore tentativo. Prosegue il tour di Break Sport Live. Questa volta il tour, o meglio una tappa del tour, approderà presso il ristorante Retro in via Santa Colomba. Sul set opinionisti, giornalisti, esperti di calcio che si confronteranno sui temi più rappresentativi, vale a dire il campionato di Serie B, la sconfitta del Benevento, gli appuntamenti prossimi della squadra di Pippo Inzaghi, promossa con 7 giornate di anticipo in Serie A. Innanzitutto dalla sfida con il Venezia su ex squadra, in programma venerdì alle ore 21 al Ciro Vigorito, sempre a porte chiuse, e si parlerà ampiamente di calciomercato. Dunque appuntamento alle ore 21 in diretta su TV7 dal ristorante Retro, spazio come sempre telespettatori e gli internauti attraverso i canali di comunicazione attivati da TV7 ad inizio trasmissione. Vi aspettiamo. È in edicola la rivista Stregati, che celebra il ritorno del Benevento in Serie A. Tutte le emozioni della storica impresa dei giallorossi, le foto, i protagonisti, la festa promozione. Il regalo con la rivista è il poster del Benevento 2019-2020, imperdibile da collezionare. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.